con l'arrivo della stagione fredda abbiamo reiniziato l'operatività del progetto Fruttigiopo, un progetto che è realizzato da NIPA, voluto dalla Fondazione CRC e dal CREA, nel quale gli imprenditori agricoli e i loro collaboratori vengono coinvolti in delle iniziative come questa, che è un corso di potatura nello specifico sull'attinidia. Nei prossimi mesi faremo degli ulteriori corsi riservati alle altre colture, pensiamo di fare sicuramente la potatura del pesco, del susino, del pero e del melo. Quest'oggi ci siamo concentrati sulla potatura del kiwi, sia il kiwi verde che il kiwi giallo. Siamo in una zona nell'Agnaschese dove in pochi appezzamenti siamo ancora riusciti a produrre kiwi non colpiti da moria e siamo andati a vedere le giuste tecniche di potatura di questa pianta. Un po' dimenticata negli anni la potatura del kiwi, perché dal 2012 in poi c'è stato l'avvento della batteriosi, quindi ora cerchiamo di andare a recuperare la tecnica di potatura più corretta per questa specie. Qua ci sono due impianti di kiwi, uno del 2019 e l'altro del 2002. C'era sempre problemi un po' di moria, facendo l'impianto a pioggia, bagnandoli così, se non sembra che hanno tenuto abbastanza. Dopo quest'anno, per fortuna, con l'antibrina abbiamo risolto il problema del gelo e abbiamo ancora raccolto. Giornate come queste sono ovviamente molto importanti per la mia azienda, perché ho l'opportunità di far venire anche i miei dipendenti che si confrontano con i tecnici per vedere i tagli fatti sulle piante, cosa comportano, cosa andranno a fare l'operazione molto importante della potatura. Come agenzia 4A noi tecnici siamo presenti sul territorio, siamo disponibili per lezioni di corsi di potatura oppure seguire le aziende quando si cominciano magari nuove varietà o nuovi impianti, a dare delle indicazioni precise alla manodopera che magari i primi anni non è ancora così professionalmente informata.